questa nuova puntata della mia rubrica dedicata al personal training. In questa puntata vi voglio mostrare un semplice allenamento per stimolare il vostro metabolismo a consumare più calorie. L'allenamento che vi mostro è un allenamento che io generalmente chiamo allenamento a croce e è semplicissimo. Basta disegnare a terra con un semplice nastro adesivo una croce. Se tiriamo una linea verticale e una orizzontale in modo da formare quattro quadrati. Questo allenamento qua ve lo propongo perché in questo periodo che arriva il caldo, che arriva il momento in cui ci dobbiamo svestire, in tanti mi state mandando delle mail in cui mi chiedete come fare per bruciare più calorie, per perdere peso. Ricordo sempre che per perdere peso bisogna, oltre a curare l'allenamento, dedicare la massima attenzione a curare l'alimentazione. Solo con un'alimentazione corretta riuscirete a perdere i chili di grasso in eccesso. Ma ora parliamo dell'allenamento di oggi. Come ho detto, abbiamo disegnato questi quattro quadrati a terra. Questo allenamento è ideale per quelli che non hanno la possibilità di andare a correre e magari preferiscono allenarsi in casa o comunque in uno spazio al chiuso. L'allenamento è molto impegnativo e consiste nell'andare ad eseguire degli esercizi sfruttando questi quadrati a terra. Gli esercizi che andremo a fare li potrete eseguire in vari modi, potete eseguirli a ripetizioni oppure per secondi. Io vi ho preparato una tabella d'allenamento che trovate al link sottostante. Al link sottostante nella descrizione del video c'è proprio la possibilità di cliccare e andrete direttamente alla pagina del mio sito in cui parlo di questo allenamento con il programma d'allenamento spiegato nel dettaglio esercizio per esercizio. Comunque, gli esercizi che dovremo fare nel nostro programma, nella nostra seduta d'allenamento, sono questi. Dovete eseguire ogni esercizio in questo programma per 20 secondi. Occhio che il programma è molto intenso e quindi ci sarà da sudare. Allora, primo esercizio facciamo dei balzi laterali, quindi per 20 secondi facciamo dei balzi laterali. Potete tenere le mani ai fianchi o le mani libere, come meglio credete. Quindi 20 secondi facciamo questo esercizio. Successivamente possiamo fare delle diagonali, quindi eseguiamo delle diagonali sfruttando sempre i nostri quadrati. Posso eseguire delle diagonali in questo senso, ma anche in questo senso. E quindi faccio 20 secondi in un modo e 20 secondi nell'altro, sempre centrando i quadrati. Fatto questo, passo ad un altro esercizio e vado a fare degli squat jump sfruttando sempre la mia base d'appoggio. Quindi mi metto in questa maniera e salto, tocco e salto, tocco e salto, e per 20 secondi faccio questo esercizio. Mi raccomando, sedere sempre all'indietro, faccio vedere lateralmente così, sedere all'indietro, tocco e salto 20 secondi. Successivamente 20 secondi di affondi jump, e quindi 20 secondi di affondi jump. Ogni volta il piede va a finire nel quadrato lateralmente. Mi raccomando, non portate avanti il ginocchio. Fatti questi esercizi, in cui sarete già molto stanchi, perché come sentite i battiti salgono, andiamo ad eseguire dei lavori a terra. E quindi andiamo a fare dei mezzi barres, oppure anche chiamati piedi alle mani. Quindi per questa posizione facciamo questo: porto i piedi vicino alle mani, faccio 20 secondi lateralmente così. Fatto 20 secondi di questo esercizio, faccio dei ponti spostando i piedi lateralmente, e quindi così, anche qua 20 secondi. Possiamo terminare il nostro circuito qua. Chi è forte, chi è molto abile, potrebbe ancora sfruttare un esercizio per il petto e quindi fare dei push up laterali. Esercizio non è fondamentale. Quindi, ricapitolando,
dovete fare gli esercizi visti, mantenendo ogni esercizio per 20 secondi. Al termine di questi 7-8 esercizi, rifiatate 3 minuti. Andate avanti così per un totale di 30-40 minuti per l'allenamento. Chi preferisce e chi non è a livello di eseguire questa metodologia può sfruttare, anziché i secondi, il numero di ripetizioni, quindi 10 ripetizioni in questa maniera e ogni esercizio lo ripete per 10 volte. Provatelo, mettetelo in pratica e fatemi sapere com'è andato. Questo allenamento, come detto, è perfetto per stimolare il vostro metabolismo nella fase post allenamento. È proprio in quella fase che il metabolismo rimarrà più alto e vi permetterà di consumare più calorie provenienti dal vostro deposito di grasso. Buon allenamento e ci vediamo in un prossimo video.